Una giustizia fatta anche di paradossi difficili da capire. Da capire così un ladro viene risarcito e la gente che lo ha fermato e inseguito condannato invece per lesioni. Agli atti risulta una classica caccia al ladro, ma nei fatti l'epilogo è paradossale, perché tra chi delinque, chi interviene per assicurare alla giustizia il colpevole, i ruoli e le sorti si invertono, con il ladro che, pur responsabile di furto, riceve dallo Stato italiano 60.000 euro a titolo di risarcimento e l'agente di polizia che lo ha inseguito e ferito per fermarlo, condannato a 9 mesi per lesioni. È il caso di Magaiber Suleimanovic, il rom di 26 anni e residente abusivamente in Italia, che nel dicembre del 2013, durante l'ennesimo furto, viene bloccato dalla polizia a Torino. Ignora un posto di blocco e corre a folle velocità. Così un agente mira le gomme dell'auto rubata, ma uno dei proiettili rimbalza e colpisce il ladro alla schiena. Per il furto Suleimanovic viene condannato a 11 mesi, al poliziotto invece ne toccano 9 per le lesioni causate. Una semiparalisi che però, a quanto pare, non ha impedito a Rom in un paio d'anni di tornare alla guida e ai furti. E siamo all'oggi. Qualche settimana fa al ladro sono arrivati 60.000 euro di provvisionale per il danno subito, pagati dal Ministero dell'Interno, che del resto non può fare altrimenti, anche se il titolare del Dicastero, Matteo Salvini, definisce pazzesco l'accaduto e assicura che andrà a fondo. E come non bastassero le storture, ora è l'avvocato che ha difeso Suleimanovic a rimetterci. Da un controllo dell'Agenzia delle Entrate il ladro risulta evasore per 8.000 euro di multe non pagate. E il fisco ha deciso che quel debito sarà ripagato, sottraendolo alle spese legali riconosciute proprio a favore di Suleimanovic. Insomma, l'autore del furto incassa decine di migliaia di euro, ma il legale, che per 5 anni lo ha assistito, rischia di non ottenere il benché minimo compenso. Solo l'ultima beffa di una giustizia amara.